Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Ci siamo lasciati qua, ci siamo divisi, siamo nostri con Sully, e detto questo andiamo avanti. Ecco dove è Sully, eccolo lì. Scusi, permesso, sì, grazie. Qui la domanda sorge spontanea, ovvero, se bisogna fare, no? Andiamo avanti, non le fresche, cioè se ti aspetta che ti in qualcosa. Mi dà una melina. Ok, sono stata grazia. Tieni. Grazie infinite, signore. Si goda la sua mela. Ti spacca la voce. No, non è vero. Te cosa fai? E tu, piccoletto? Come andiamo? Ti piace? Sì, ma Sally, non vedi? È un lepre. No, grazie. Sully! Ehi! Mi ha rubato la mela! Ah, non ci si può fidare di nessuno, Ciccio. Attenzione! Sì. Ha ragione, l'odore promette bene. Attenzione! Guarda, chiusa. È chiusa. Ci resta che così. Entrare di soppiatto. Davanti a tutti. Era implicito nella parola soppiatto. Ehi, Sully, che dici? Passiamo di qui? Sì, perché no? Allora. Si incomincia ora, vai. Ok, vediamo un po'. Al centro della città. Scappare via col tesoro non sarà una. Una cosa per volta. Intanto cominciamo a non attirare l'attenzione. È decisamente alta. Sì, direi di sì. Scommettiamo che. Sono segni zodiacali. Leone. Ah, e il sì, quattro segni. Ah, e quattro campane lassù. E questi appunti del movimento sembrano blocco. Faccio io. Devo stare in campana. Il posto è questo. Chiama sempre. Ok. Scorpione, acquario, leonetto. Segreteria. Ehi, Sam, abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci. I telefoni non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo. Torno subito. Cavolo! Visto, Sully? L'orologio funziona ancora! Sì, l'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo! Yeah.
decisamente. Stai bene? Sì, ok. Stai attento alle dita, Nate. Mettici i diti fra gli ingranaggi, vedi se fa due risate poi. Questa l'ho già sentita. Dai che ce la possiamo fare, vai. Io ho detto acquario, se c'è quello di acquario, questo acquario. Acquario, gente simpatica. Spero sia tutto in ordine e non c'è da tornare indietro o cambiare, insomma. E due, ma lo sai, diventa duri. Ne mancano altre due, ragazzo. Vediamo. Devo andare? Aspetta, che mi posso girare di là, mi pare. Sì. Vale, vai, meno male. E ora! Salire con quel contrappeso. Sì, come si fa? Ok. Vai, okay, ho capito. Ora scenderoni? La regola sì. Difficili da trovare. Cos'è? Allora un attimino, si può leggere. Madonna, non si possa vedere l'appunti. Accidenti. Ok, mi lascio andare. Fatemi vedere l'appunti. Sì, ho capito. Manca il torio, manca. Ah, ok. Divertorio. Dove cazzo devo andare? Di va, su, vai. Vai, salta. Olè,
Vai, che si è fatta. Ci sono. Avevo sbagliato prima. Sally, notizie di Sam. Starà benone. Forse ho dimenticato di mettere in carica il telefono. Solo? In senso, è stata una cosa volontaria. No, io mi incazzo, se cascavo mi incazzavo. Si deve prendere appunti. Pensa giù, foia. Accidenti. Accidenti. Troppo veloce per arrampicarsi. Quindi? Ok. Lì, ma proprio lì, alla manovella, diciamo. Muoversi. Degli ingranaggi. È stato divertente. Fai qui. Sai modificare l'ora. Mi modifi allora. Che rilevante. Andiamo a punti. C'è un'ora particolare. Il bianco, il vuoto. Che ora devo mettere, scusate. Oi oi, che ora devo mettere? Ok, ho capito. Va bene, ho capito. Devo modificare allora in modo tale poi da poterti ci saltare. Va bene, non l'avevo capito, non lo sapevo. No, quindi devi andare di basso per caso. Vai ciccio. Ancora un pezzettino. E vai che ci siamo. Spero. Guardate, vedete, perché siccome è un po' stortina non va. No, no, invece no, sì. No, no, no. Accidenti. No, non mi fido, perché poi c'è da rifare tutto. Ora sì. Anche se più o meno era uguale lo slancio, però vabbè. Sì. E ora? Ta 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 ta. Ah, meno male, va. E proprio lì il terrazzo è rotto. Diciamo, la sporgenza, la tra virgolette ringhiera è rotta. Casualità? Sì, come no. Allora, no, non devo stare qui, vedrai. Spero tu te la stia cavando fuori, sai. Ce l'abbiamo fatta, regola. Devo andare qui a lampana. Insomma, io mi sono un partito per cascare. Comunque. Devo un po' sezionare questa stradettina. Sì. Ok, Sally, ce l'ho fatta! Sì, questa fa una bella botta, c'è un bello schiocco.
rotto il fumetto. Attento. Scusa, la maniglia si è rotta. E allora secondo me bisognerà saltare. No? Vuoi salto, Forza, ci siamo. E ciondolarsi. Guarda il culo di... Morto, ho sbagliato. Dovevo andare su. Non l'ha detto troppo tardi. Credo. Però guarda caso la campana che si distrugge giù, mamma mia, ha sbloccato qualcosa, no? Ha sbloccato il sotterraneo neve, tipo. La porta si è aperta però. Era un modo come un altro. Bene. Bene. Ok. Certo, perché no? Vediamo che c'è qua giù. Magari montagne d'oro e tanti gioielli. Sam, finalmente, tutto bene? Ho setacciato la mia torre, non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici su Sam? Ok, arrivo. Arriva. Ottimo. Arriva. Sully. Sono già qui. Accidenti. Sono i nostri ragazzi. Sì. I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tune. È qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Ho scazzato. Ho scazzato. Ok. Diamo un'occhiata. Sì, non so quale sia il senso di questa saviglia, di questa rotazione, via. Altri simboli pirata. Adam Baldridge, Anne Bonny e Christopher Condent. No, un'altra volta. Io voglio vedere... Ok, forse si può vedere qualcosa qui. Ah, quell'altro perché si attaccavano i cosini. No, vedete? I triangolini, via, per capirci. Questi? Beh. Stan giù. Con questo non lo so. Non lo so, non lo so ci come si fa. Variabili. Ci sono troppe variabili. Ecco, infatti, potevo uscire prima. No? Oh, non andava a escire, ve lo dico. Guarda, avevo ragione. Baldridge, Bonny e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza. L'altra doveva essere finta. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Tune nell'altra stanza. Hai ragione. Vai, per l'appunto e poi si guarda, perché non ci ho capito una siega. Bonny aveva i capelli rossi. Sì.
Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche questo lo fanno. Ok. Penso di aver capito. Penso. Così quindi. Dovrei ricordarmeli, dovrei. Ma si riguarda. Sono già scordato, no, scherzo, è regola. Mi pare siano così. Dovrei essere. Yes! Basta, per favore, basta. E si apre un'altra porta. Sì. Maremma, cane. Chi sono questi? Sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati. No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Scrivo a Sam. Ci siamo. Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo. Cerchiamo i motivi stellati. Ok, era per dire. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island. Proprio come Thomas Tew. Devo squillare il telefono, vibra, insomma. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Sono Richard Wood, il tridente Joseph Farrell, le due mani con la perla sono William Mays. Perfetto, resta dove c'è campo, potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere, ti aggiorno. Libri, mappamondo, questo Wood sembra uno studioso. Ehi, Richard Wood, era il capitano della Dolphin. Scommetto che lui e Baldridge organizzavano gare di parrucche. Qui cosa c'è? Questa è cascata. Mi aiuti? Ecco. Grazie. È dritto. A chi diavolo importa? A me importa. Guarda che faccia quel fare. Voleva essere ovunque tranne che lì. Sì, ok. Dovrei ricordarmelo. Dovrei. Quindi è. Allora, questo è in giù. Questo di va. Vai. Yes! No, dai, io è l'ultimo, de che palle! Sono sconvolto dalla tua ignoranza. Un altro posto, andiamo a Sam. In realtà so tutto. Voglio solo che Sam WhatsApp. Inoltre, gli piace sentirsi utile. Senza tecnologia, anche Nathan si trovava nella merda. Dio, che è successo qui? Probabilmente è caduta una torcia. Vediamo cos'è rimasto. Non mi pare di conoscerlo. Sembra più giovane degli altri pirati. Devo squillare il telefono. Sam mi ha risposto. Vedi, Sally? Neanche Sam è un dipinto. Anche il nome. All'aspetto sembra Saraceno. Ecco le stelle, ma tu chi sei? Yazid al-Basra. Dove ce l'ha il quadratino? Quasi, era Mogul. Mogul? Non era dove il popolo il quadratino? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? Non lo vedo. Ah, eccolo lì. Nada. Non è questo lì. E sono tre. Yes. Vai. Sarà difficile, eh? Non riuscire a trovare. Edward England. Un anerottolo tacchi a te. E dove ce vai? Andiamo un po'. Eccolo lì. C'è la borsetta. Quattro. Vai. Andiamo un po'.
Allora. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Allora, ragazzi, dovrebbe essere così. Proviamo. Proviamo a vedere cosa succede. Allora, così. 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 E... Ale, ma è andata. Cosa abbiamo? Non saprei. Perché non chiedi a Sam? Niente. Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirata. Per dire. Ancora bella fotina V. Facciamo un'altra V, fatta male, ma vabbè. No, vabbè, dai. C'è un armadino. Anche che se non la prendi. L'ultima. È l'ultima. Vediamo. Vai. Se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra... Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggie. I reclute di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così che arrivavano all'indizio seguente. Sono indizi? Sì, fa vedere. Voilà. Dunque, questi sembrano alisei, sì, e queste sono latitudini. Sì. E sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Cosa? Pro Deus quod licentia. No, non può essere. Non può cosa? Dio, non è può ovvio. Cosa. Nate. Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind. Di che stai parlando? Aspetta un secondo. Sam, hai visto le foto? Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda che risponde. Come va, Nate? Ehi, hey, Rafe. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. Magari. Mi sarebbe costato solo qualche giro di rum. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarvi. Già. Spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è agguerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. Suona come una sfida. Ehi! Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce... evitare di correre rischi inutili. Wow, Ray Fedler che prende ordini da qualcun altro. Come cambiano i tempi. Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un offerta. Tu molli tutto. Torni a casa, vivi la tua vita. E io ci metto una pietra sopra. In nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray... Sarò sincero. Non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok. Deus quod licentia, per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come credi di essere, accetta la mia offerta. Che ne dici? Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di... È vero. È vero? A presto, bello. Merda. Indovino, dei tizi armati stanno venendo qui. Sam. Per Dio e la libertà, Nathan, capisci che significa? Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Rafe sa dove ci troviamo. Ti serve un po' di qui, nascosto. Vai, incominci. Sam! Cazzo! Ehi! Te ne compro un altro. Appena si aprirà il portone sarà qualcuno? Oh. Okay. No! Stranamente no, almeno per ora. Sali.
Forse quella è la torre di Sam. Sicuramente è la torre di Sam. Forza, andiamo. Scusi, andiamo prima che arrivi Ray. Di certo non resteremo qui per scoprirlo. Scusa, capo. Io. Andiamo di qua, Ray. Che mi è venuto il cuscino da bambino? Oh, lì, buongiorno. Ho un pensiero. Sulle scale, sperando che non andrà al più. E adesso devo fare. Ah, c'è la macchinina verde, vai, prendiamola. Dani, salli, campiamo. Seguiamo giù per la discesa. Alle. Giù. Va. Anche lì chiaramente allo scazzo, eh. Mi auguro che l'importanza scena di classe a scena da film, ovvero che c'è il carrettino pieno zeppo di roba, di frutta, di verdura lì allo sfai, vabbè, però andiamo, madonna santa. Oi, vai. La torre di Seba è in fondo a questo pendio, continua a scendere. Importante credo che sia non andare verso cioè non fare la strada che fa anche quella sorta di macchina blindata. Non è un carro armato, però. Dio, non è così semplice da guidare, nel senso, chiaramente non è una cosa indecente, però non è nemmeno così semplice come magari uno può pensare, perché diciamo che ha un, tra virgolette, anche un po' di slitta dietro, quindi vabbè, poi chiaramente faccio caio e quindi cioè ci metto del mio anche. Okay. Sì, voglio vedere. Siamo seminati. Aggiungila alla lista. Oddio, ora. Si può andare di là? Hai un 4x4, vai di là. Beh, vai, va azzeccato. Oddio. Vedi, infatti, stavo un pensiero. Va. Oddio, mamma, lo vedete come si rigira. Mi piace da setta. Ci siamo. Dimmi se vedi Sam. Ehi, deve essere quello. Laggiù. Reggiti. No, bisogna andare di là. Come lo raggiungiamo? E io che ne so. Continuo a seguire quel convoglio. Vedi un modo per arrivare.
Nate. È bello anche Sally, ragazzi, anzi soprattutto Sally. E ora bisogna rimanere aggrappati via. Oh, questa c'è via. Addio, si prende col sistema. Vai, con la botta. Cosa fa? Addio, devi venire su, venire su, venire su, venire su. Ora bisogna rimanere così aggrappati. Vai. Cosa fa? Non bisogna stare su sul camioncino, questo sino lì, vedete? No! Sono morto, maledetto mente. Ne ho pugiato X, ho sbagliato. Pensavo di essere abbastanza distante da poter saltare. Io da lì, questo è il bruciato ginocchio. Le ginocchia, scusate, che se no parlo veramente troppo il dialetto di Vernese. A parte fa salti da 160 km di distanza, ora prima prova a fare il saltino prima ce l'ha fatta, ora sì. Vabbè, comunque, andiamo, ricarichiamo, prendiamo tutto, forza, questa cosa lì. Salve, lo farà così a vuoto. Cosa bisogna fare? Oh, piglia fo, addio, piglia fo, oh, piglia fo, muoviti a setta. È un cazzotto a mano. Vai botta. Ora... prima bisognava saltare. Ora se pilla fuovesse bisogna fare saltare, ma su cosa? Tanto vedo del fumino, non so se vede, la macchina di loro. Sto cazzo, vai! Eh no, questa è della mia. Posso saltare sulla macchina? E infatti! Boh, sono andato di istinto, ho detto, ma fammi provare. Anche perché credo che possa essere l'unico modo per poter avvicinarci assieme. Almeno credo. Anche perché il camion laggiù non c'era prima, quindi. Ti distruggo, dietro. Madonna, bisogna riprendere la macchinina, anche perché mi faccio da guidare io, boh, proviamo salta, vedi, poi fa questi salti lì, prima mi è morto, poi fa questi salti lì, salve, gentilmente, potresti cedere il volante, grazie, direi bisogna andare a prendere Sam, vieni, Samu, boh, così a caso, gentilmente ti levi dal cazzo, grazie, bravo. Andiamo, Sam, dai su indietro, vai piano, rallenta, ti venga a prendere, so, la botta casca, muori. Ale, va a vedere se è fatta, è partito un filmatino da solo. Schettino.
Martin e De Falco. Sbottate. Veramente uno vi o muore, rimane andiappato, lui no. Si fa leggermente male. Vabbè. Addio. Addio per la foto tutto. Muoviti un po' a scappare. Tanto pensiamo sci. Vai, buongiorno. Vieni Samu, vieni a prendere. Grazie Samu, sei un amico. Ah, guida lui, quindi ce devo sparare. Anche una pistola. Ce l'ho fatta, devo evitare. Muovere me di qui con la pistolina posso distruggere che cosa è via. Ci vedo, comunque sta funzionando, cioè. Vabbè. Meglio sì da una parte, perlomeno non è difficile, non ce la fai, però è un po' strano. Finito, si è fatto. Bel botta. Cristo santo. Vedi uno specchietto. Vedi tanto, sì. Stai bene? Sì. No, soddisfatissimo. Okay. Andiamocene. Aio. Il Copo Motel. Non l'ha mai sistemato lo specchietto, sai. Si va a giro e sì. Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Rodeus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati, e condividevano tutto. Proprietà, risorse. Denaro. Conservavano. Denaro. Singolo deposito comune. Ma bene. Quindi, dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. È bello, ragazzi. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Il tesoro è praticamente già no. Troia. Oh, vieni, De. O te qui. Vai. Romanzina. Mi sembri un pelino fuori strada. Ma per il culo. Elena. Come è giusto sia da una parte, ma ingiusto dall'altra. Davvero? Perché lei l'ha fatto, cioè lei, scusate, lui l'ha fatto secondo me anche per il suo bene. Che tu stia cercando, per non farla preoccupare, e addirittura per non farla incasinare, magari il pieno armato voleva venire anche lei. E dopo aver visto tutti quei soldati della shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare, questo è Sam.
Sam Drake, mio fratello. Ciao. Ciao, Clavanin. Mi spiace. Lui è Sullivan, sì, lo sapevi diverso perché è cambiato nel viso rispetto agli altri Uncharted. Però vabbè. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai esistito un lavoro in Malesia? Boh. Dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito. Per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Boia. Addirittura. Sono io. Sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza. Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Dai, Lenina, non piange, dai. Dai. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Sully padre. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Qual è? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco gente. È stato in prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Cioè, non sai con chi stai parlando, Nate. Cioè, capito? Parli con Mr. Sullivan. Come vuoi. Posso aiutarti? Tranquillo. Vai, c'è anche quel mondo, era. Fai le valigie. Vai, serissimo. Adesso bisogna fare. Nulla, boh. Andiamo così. Fine. Dove siamo ora? In mare, vabbè. Comunque, come avete visto, in mare. È il titolo del capitolo 12, quindi è un'inseguenza del mio prossimo episodio, il 12esimo, e quindi di conseguenza, come di consuetudine, con l'inizio di un nuovo capitolo si conclude quello precedente, in questo caso questo qui, l'11esimo. Quindi niente, mentre c'è questo breve filmato, credo breve, non lo so, io direi di concludere l'episodio. Quindi niente, l'episodio conclude qui, si conclude, e niente. Io personalmente sono veramente curioso di sapere come andrà avanti questa e come andrà avanti anche la relazione con Elena da parte di Nate e Elena. E niente, detto questo, vi saluto e ci vediamo e ci ritroviamo per chi segue la serie nel prossimo episodio. Via, ciao a tutti. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ciao.